Se devo mettere io a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza, scelgo il male minore, ma non è che io non voglio girare. Io sto lavorando il lavoro perché possa passare da Mister Bianco un grande evento che è certamente irripetibile del Carnevale Cementano. Quindi il nostro obiettivo è questo. Quella proposta di circuito è impossibile perché ci vogliono più di 100 vigili e non bastano 4 di qua e 4 di là. Non è impossibile perché non si può garantire la sicurezza. Ora stiamo studiando un percorso alternativo, magari ridotto, che possa dare la garanzia della sicurezza dell'ordine. E anche la cosa a noi che più sta a cuore è quello di ospitare il Bravissimo. giro con tutte le ricadute di immagine, di gusto di vedere questo evento straordinario, quindi voglio rassicurare tutti. Mister Bianco sta lavorando per fare venire a Mister Bianco il giro. Nessuno non lo vuole, tutti lo vogliamo, ma lo vogliamo in condizioni serie di garanzia e di sicurezza. Al tavolo della prefettura, cosa vi siete detti? Abbiamo rappresentato il rapporto che ci ha dato il nostro comandante dei vigili, ha detto: Sindaco, a queste condizioni è impossibile, e questo lo abbiamo detto in prefettura. Ma siccome ancora il discorso è aperto, stiamo lavorando con i nostri tecnici e anche con il contributo dell'onorevole Endore Barbagallo, che fa parte del COT, di trovare una soluzione alternativa. Noi faremo di tutto perché anche in questo evento Mister Bianco non deve restare secondo a nessuno. Questo è il nostro obiettivo. Sindaco, scusi, ma se lei fosse andato in prefettura quell'11 di aprile, queste stesse soluzioni non avrebbe potuto proporle già là in quella sede? Perché non ci siete andati? No, io non sono andato perché ero fuori e ero impegnato, ma ha mandato un vicecomandante dei vigili urbani, il quale ha portato quel rapporto dicendo con questo circuito noi non siamo in grado di poter assicurare un minimo di ordine pubblico. Ma questo, ma ancora siamo in tempo e La quindi proposta la faremo noi. stiamo elaborando una proposta che avanzeremo agli organizzatori nel intento di ottemperare due esigenze: sicurezza, ordine e anche ospitalità per il nostro evento importante che è il Giro d'Italia.